Bene ragazzi, buongiorno. Siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi puntata in mare. Primo test del nostro Gummotex Swing nell'acqua salata. Si sente già un sacco la differenza tra acqua dolce e acqua salata. Si fa molto meno fatica, nonostante adesso io abbia il vento contro e anche la corrente contro, perché sta salendo la marea, quindi si sta riempiendo questo canale chiamato Logo Novo, perché siamo nel corso d'acqua che separa Spina, Lido di Spina, Lido degli Estensi, in provincia di Ferrara. Proveremo a passare per questa secca, so che finirà malissimo, ma piuttosto che fare il giro me la vado a rischiare o vado nell'acqua, visto che comunque sono già andato a bagno e non è neanche troppo fredda, vi dirò l'acqua. Spero che quelli non siano cumuli di cozze. Vediamo un po' la situazione, per adesso non vedo il fondale. Sì, sono cumuli di... mamma mia, sono cumuli di ostriche, cozze, vongole e così via. Vado veramente molto piano perché non voglio rimanere a piedi dopo 2 metri. Oh, qui è bassissima l'acqua, devo spostarmi leggermente. Sta finendo malissimo, sto toccando inesorabilmente sul fondo, quindi mi toccherà di andare a piedi. Ok, si va a piedi. Bene, dopo questo lunghissimo intro possiamo iniziare con la recensione. Allora, mentre mi asciugo i piedi, perché non ho preso l'asciugamano, volevo segnalarvi una cosa che secondo me è un punto a favore di questo Gummotex Swing, ovvero che riesce ad andare avanti senza piantarsi anche in acque veramente molto basse. Adesso credo ci siano 15 centimetri e la deriva molto molto corta facilita appunto il passaggio in fondali estremamente bassi. Ecco, vedete, ora è un pochino aumentata per fortuna, adesso ci saranno 30 centimetri e infatti non sfioro neanche più. Chiaramente più la deriva è lunga più si è limitati. Ecco, cominciano anche le onde, quindi i primi test con le onde, piccole ma ci sono. E quindi acque basse, ottima cosa, perché non si pianta. Volevo ora parlarvi di un grosso neo di questo kayak gonfiabile, ovvero le due cerniere che vanno a chiudere la prua e la poppa, cioè queste qua davanti e questa qua dietro. Non so bene per quale motivo, ma queste due cerniere non sono stagne, quindi, come avrete probabilmente visto se siete interessati all'acquisto di questo kayak da altri video recensione sul web, io ne ho visti diversi, tutti stranieri, tedeschi, belgi, francesi, polacchi e così via, tutti lamentano il fatto che queste cerniere non siano stagne e quindi più o meno l'80% dell'acqua che ci finisce sopra vi entrerà dentro il pozzetto. E questa è una cosa molto brutta, perché fino a quando non ci sono onde o non c'è corrente tutto va bene, ma quando cominciano ad esserci le onde
o eventuali spruzzi se siete in un torrente, in un fiume con molta acqua, questo diventa un grosso problema perché vi toccherà di svuotare con una spugna in continuazione il vostro alloggiamento per il sedere e per le gambe. Io ho contattato personalmente l'azienda Gumotex per chiedere informazioni e chiedere se c'è possibilità di risolvere questo problema e per quale motivo loro non le abbiano installate. Mi hanno risposto che loro lo vendono, ecco, cominciano un pochino più di onde perché ora siamo nella zona meno protetta. Loro mi hanno risposto che sono, questo kayak è indicato per acque a bassa ondosità e quindi loro chiaramente se ne lavano le mani dicendo che se tu lo compri per andare in mezzo alle onde o andare nei torrenti con molte rapide sono cavoli tuoi perché loro ti hanno avvertito. Ma francamente un kayak che costa oltre 700 euro in un kayak che costa oltre 700 euro io mi aspetterei che l'azienda ma ci potesse aggiungere delle cerniere che probabilmente costerebbero 2 euro in più a loro, quindi 2-4 euro in fase di installazione, o piuttosto preferirei che mi facessero pagare 40 euro in più, 50 euro in più sul prezzo finale, ma che le cerniere fossero stagne. Detta questa mia polemica, diciamo, vi posso dire anche che sto ancora filmando, sì, vi posso dire anche che rispetto all'Intex Challenger K1 che avrete visto in decine di miei video, ancora mi sto un pochino allontanando, ah qui c'è un'altra secca quindi mi vado ad avvicinarmi alla riva perché sennò mi ripianto. Rispetto all'Intex appunto, la velocità di crociera è di circa 1-1,5 km/h in più, quindi non aspettatevi grossi miglioramenti. Io pensavo di avere una velocità di punta di almeno 2-3 km/h. Invece sono rimasto un po' deluso, però comunque un po' di incremento c'è, quindi tutto sommato un piccolo upgrade lo abbiamo fatto. Altra nota positiva che mi è piaciuta molto di questo kayak, le nostre reti elastiche a poppa e a prua sono abbastanza capienti, sono molto molte elastiche, quindi permettono di fissare con solidità e con sicurezza zaini, scarpe, salvagenti, attenzione all'onda qui, salvagenti, cibo. Addirittura ho visto anche che c'è chi si porta il carrellino dietro pieghevole, quello in alluminio, e nella poppa ci sta perfettamente senza bisogno di ulteriori corde o altri elastici. Quindi questa è un'ottima cosa, soprattutto se dovete caricare molte cose. E in più aggiungo anche che dentro i pozzetti c'è molto spazio e anche lo spazio per le gambe, come vedete, è ottimo. Io ho uno zaino in mezzo e ho ancora molto margine per muovermi. Ok, io sono circa 1,80 m per 67 kg, quindi non sono molto ingombrante. Però comunque rispetto all'Intex e rispetto anche al G-Long Pathfinder 2 che ho avuto e che ho venduto c'è molto spazio. Chiaramente la stabilità è ottima, sono più formato canotto che formato kayak questi nostri amici, quindi essendo molto larghi chiaramente bassa velocità ma stabilità elevata e quindi alto grado di sicurezza, soprattutto se come me andate spesso in fiumi tipo il Po
dove cadere dentro in inverno con meno 5, con magari la piena, con tronchi, schiuma, mucillagine, rifiuti tossici e quant'altro, i siluri soprattutto a 2,5 metri, non ne sarebbe il massimo. Con questo diciamo che per cadere in acqua dovreste proprio buttarvi voi di peso e forse non ci riuscireste neanche. Mi sto davvero allontanando molto. Ok, detto questo, lo schienalino è comodo, è traspirante perché ha una retina che probabilmente d'estate, adesso io non ho ancora avuto modo di testarlo in estate perché chiaramente l'ho acquistato da pochi mesi, ma si sente che traspira e non si suda. Quindi rispetto a un classico seggiolino di gomma o di materiale sintetico non traforato, sicuramente il comfort per la schiena risulta essere decisamente superiore. Come potete vedere, adesso ogni tanto con qualche piccola onda, vedete, sono proprio ondine alte 15-20 centimetri, quindi sono ancora molto molto blande, ho tutta la parte superiore con delle gocce, ma non mi è ancora entrato nulla. Chiaramente finché sono piccole gocce non c'è problema, tiene. Se vi arriva proprio l'acqua diretta sopra, entra, che è un piacere. Più o meno proprio l'80% di quello che arriva sopra entra, quindi quasi tutto. Non si tratta proprio di qualche goccia, ma proprio entra come se non ci fosse un domani. Dimenticavo, altra cosa, il materiale è molto resistente perché è nitrilon, per intenderci è come quello dei gommoni che vedete in mare, quindi una sorta di gomma molto 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 resistente, molto spessa, ma allo stesso tempo è molto morbida. E una cosa ottima è che adesso quando c'è molto freddo il PVC tende ad indurirsi molto, il nitrilon rimane morbido e quindi nelle fasi di sgonfiaggio e di piegatura, quando dovete riporlo nel bagagliaio dell'auto, questa cosa, soprattutto quando c'è molto freddo e avete le mani bagnate, questa cosa è molto molto gradita. Altra nota positiva, le valvole push sono davvero comode perché permettono uno sgonfiaggio molto veloce e anche quando andate ad attaccare la pompa che aspira invece che soffiare, si fa davvero presto a portare sotto vuoto le tre camere che compongono il kayak. Quindi anche questo, quando fa freddo, che non volete l'ora di andare al caldo in macchina. Oh, qui aumentano un pochino le onde, però sono quelle che non danno fastidio perché sono molto molto lunghe, e è veramente una cosa positiva perché velocizzate davvero di tanto questa fase. Nota negativa adesso, vi do un po' di positive e un po' di negative perché io vi voglio dire proprio tutto tutto. Chiaramente alcune cose saranno soggettive e dovrete immedesimarvi voi in base alle vostre esigenze e alle vostre abitudini, perché chiaramente ogni utilizzo personalizzato del kayak comporta dei pro e dei contro in base a quello che utilizzate. Vedete, questa parte è leggermente telata, sotto c'è il nitrilon ma sopra c'è un rivestimento in tela. Questo chiaramente dopo molte gocce d'acqua tende un po' a bagnarsi, quindi mentre l'altro kayak interamente in PVC o comunque interamente in gomma potete lasciarli anche così bagnati senza doverli asciugare eccetera, questo è consigliabile asciugarlo. Chiaramente se andate in mare è meglio lavarlo con acqua dolce appena arrivate a casa, perché il sale non fa mai bene. Questo vale per qualsiasi kayak chiaramente. Passiamo adesso a un'altra caratteristica, il trasporto. Come peso, come massa anzi, siamo circa sui 13 kg da gonfio, quindi trasportabilissimo a mano anche per lunghi tragitti, a meno che non siate molto gracili, però diversamente ce la fate senza problemi. Diciamo che i due tiranti di alluminio, anteriore e posteriore, possono da un lato aiutare la presa per
per il trasporto, dall'altro se ve la appoggiate sulla, sulla spalla possono, dopo qualche chilometro, e io l'ho fatto quindi ve lo posso confermare, qualche chilometro di appoggio sulla spalla possono dare fastidio. Aspetto negativo, il puntapiedi. Allora, il puntapiedi adesso io non lo sto utilizzando perché ho lo zaino in questo caso, però vi devo dire che avendone provati altri su kayak un pochino più, più seri, questo è un po', cioè ce l'abbiamo messo, giusto per dire ce l'abbiamo messo, ma funziona, però è molto direi scarso, ecco, non è che mi faccia impazzire, non si riesce a dare una spinta poderosa con le gambe, quindi c'è, però niente di che, ma vi assicuro che comunque per l'utilizzo che si fa di solito con questi kayak non è fondamentale, tant'è che io negli altri kayak vecchi che avevo non l'ho mai, non c'era, o meglio in uno c'era, nell'altro no, nel Pathfinder era bello rigido, a parte che non era regolabile, quindi questa è una nota negativa, però almeno si poteva spingere adeguatamente, si andava a regolare il seggiolino fino a un certo punto, però era una misura molto standard, quindi o vi andava bene oppure risultava difficile utilizzarlo, ma comunque era sicuramente più sfruttabile di questo, che è proprio un cuscinetto attaccato con una cordicella da zaino dell'Invicta degli anni 90. Vi aggiungo un'altra cosa, la deriva è ad incastro sotto, fissata su, è di plastica, è fissata su gomma. Se non avete esigenze particolari di mettere il kayak dentro la borsa, vi consiglio di lasciarla montata, perché è un po' una rottura da montare, come sono una rottura da montare i due tiranti. Inizialmente vi sembrerà una cosa impossibile, poi vi abituerete, però comunque purtroppo è una manovra che vi costa sempre quel minuto e mezzo, quei due minuti, mentre pensate che il gonfiaggio delle tre camere dura, con una pompa adeguata, due minuti e mezzo, quindi si fa davvero prestissimo. Anche inserire il supporto per il bordo del pozzetto è un po' una rottura, però anche lì dopo le prime volte capite come fare e diventa un gioco da ragazzi. Ora volevo farvi vedere un test proprio contro le onde, per vedere come si comporta. Adesso qui, scusate, ma c'è la secca che dobbiamo superare, comunque tende a tagliare abbastanza bene le onde. Vedete, adesso io sto andando verso il largo, proprio contro, esattamente perpendicolarmente alle onde. Adesso qui sono diminuite, però fa un leggero spruzzo, ma comunque, ecco, vedete, tende a saltarle bene se azzeccate la pagaiata giusta. Si comporta davvero benissimo, quindi nessun problema, anche perché davanti la forma è abbastanza ergonomica e quindi si presta a questo tipo di lavoro. Ecco, qui vedete che ora le onde sono un po' diverse, sono basse però molto molto lunghe, quindi tende ad aspirare il kayak e poi a rispingerlo in avanti. È una sensazione un po' strana, però se sapete cavalcarle decentemente potete sfruttare, ecco vedete, potete sfruttare questa energia che arriva dalla natura per guadagnare qualcosa. Quindi cos'altro dire? Direi che come recensione ci siamo, ho detto tutto quello che pensavo, manca solo una cosa. Ah, chiaramente le due maniglie anteriore e posteriore sono comode per il trasporto nell'acqua o anche per legare il kayak ad alberi, rocce o se lo ormeggiate dove c'è il porticciolo. Quindi, per concludere, va bene o non va bene questo kayak? È buono o non è buono? Lo consiglio o non lo consiglio? Allora, lo consiglio sì. Ascoltate bene. Se avete già un po' di esperienza e volete passare
a qualcosa di un po' più performante, cioè se avete già avuto per esempio un Intex Challenger K1, quindi avete fatto un po' di pratica, vi piace lo sport, ok? Vi piace questo sport, vi appassiona, avete modo di sfruttare il kayak in diverse situazioni, quindi fiume, mare, lago, e perché no, prima o poi andrò anche a fare rafting, perché ho visto che i pazzi tedeschi o comunque nel nord Europa ci fanno pure rafting senza uccidersi, quindi prima o poi preparatevi, perché farò un video anche in uno di quei torrenti e di quei fiumi in un futuro non troppo lontano peraltro. Comunque, se avete già avuto esperienza con altri kayak, vi siete appassionati dopo mesi, anni, e volete fare un salto di qualità, quindi avere un kayak più sicuro, più resistente, che vi permetta di fare quel qualcosa in più senza esagerare, perché chiaramente, vi ripeto, se vi aspettate grandi prestazioni, velocità stratosferiche, fluido dinamica incredibile, no, dovete passare ad un altro kayak. Se invece volete una soluzione equilibrata, comoda, pratica, quindi da caricare dentro un baule di una utilitaria, da gonfiare e sgonfiare in pochissimi minuti, da gestire senza troppe pretese, qui mi sto andando a piantare nel frattempo, meglio che vado un pochino più a largo perché c'è una secca, e però non perdendo affidabilità, resistenza e sicurezza, questa è la scelta giusta. Diversamente, se siete principianti, dovete iniziare e vi serve un entry level, andate sull'Intex Challenger K1, costa un settimo, un ottavo costa, ma chiaramente va più che bene. Io l'ho usato per 7 anni circa nelle condizioni più disastrose e non ho mai avuto problemi. Chiaramente il materiale è più scadente, si indurisce un po', però se state attenti a non trascinarlo sulla ghiaia, sui vetri o sulle spine, vi dura quei 3-4 anni senza problemi. Detto questo, spero che il video sia stato di vostro gradimento, ditemi la vostra qui sotto nei commenti, soprattutto se lo acquistate e se lo provate, confermatemi o smentitemi, o ditemi comunque la vostra esperienza nel caso in cui lo abbiate provato o lo proverete. Per adesso è tutto, per altri video inerenti al mondo del kayak e alle esplorazioni guardate la playlist che vi arriverà tra pochi secondi qui sotto. Da me, dalle onde, dal mare, dal fioco sole e dalla nebbia che sta arrivando e arriverà tra poco giù inesorabilmente, è tutto. Un saluto, alla prossima!